Buongiorno a tutte e tutti, sono Giusy Mauriello della redazione Umanistica Superiore di Rizzoli Education e sono qui oggi insieme al professore Andrea Cazzaniga. Buon Ciao pomeriggio. Andrea, Ciao. benvenuto. Andrea Cazzaniga è un autore ormai veterano di Rizzoli Education, con cui ha pubblicato svariati corsi di storia per il biennio. Gli ultimi usciti quest'anno sono Scopri la storia per il biennio degli istituti professionali e Tempo storia per il biennio degli istituti tecnici. Il webinar che terrà oggi il professor Cazzaniga si intitola La storia antica tra passato e presente e vuole offrire qualche spunto interessante per coinvolgere maggiormente i ragazzi e le ragazze nello studio della storia, mostrando il dialogo che si può instaurare tra passato e presente, appunto. Io mi fermo qui e lascio la parola al professor Cazzaniga. Vi ringrazio e vi auguro buona visione. Vai Andrea. Grazie Giusy, buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo parlando della presentazione che ho preparato. Avrete già visto il titolo negli inviti che avete ricevuto. Ora mostro la mia presentazione. Eccoci. Allora, la storia antica tra passato e presente, temi, immagini e parole per avvicinare il mondo antico agli studenti e viceversa. Io, come molti di voi, presumo sono un insegnante, insegno in un liceo linguistico e quindi ogni giorno ho questo problema, questa sfida davanti a me che penso sia comune a tutti voi, cioè quella di cercare di coinvolgere i nostri ragazzi, soprattutto parlando di un tema e di argomenti così apparentemente lontani come sono quelli della storia antica. Per preparare, insomma, la mia presentazione, ho pensato quindi di partire da una citazione che apparentemente sembra un po' fuorviante, ma che in realtà, secondo me, ci introduce bene nell'argomento. Questo brevissimo passaggio di Giacomo Leopardi nel discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, in cui lui dice: "Quello che furono gli antichi siamo stati noi tutti." Ecco, trovare nel mondo antico qualcosa che sia vicino a questi ragazzi, per cui la storia è così lontana, così distante. E questo è un modo per cercare di coinvolgerli e quindi di favorire la loro motivazione e di conseguenza anche lo studio e poi i risultati che possono arrivare. Prima di cominciare volevo fare però alcune premesse, perché mi rendo conto che questa operazione di accostare il passato col presente si può anche, diciamo, esporre ad alcuni rischi. Bisogna prima di tutto essere consapevoli di un rischio, quello di pensare, di valutare gli eventi del passato con tutte le nostre categorie del presente, quando evidentemente gli eventi del passato, i fenomeni del passato vanno contestualizzati nell'epoca in cui sono avvenuti e in cui naturalmente le categorie, la visione del mondo erano completamente diverse da quelle del presente. Per evitare questo rischio, allora, innanzitutto, alla base di tutto c'è la consapevolezza nostra. Noi come docenti abbiamo questa consapevolezza e quindi sappiamo fino a che punto possiamo spingerci in questi confronti tra passato e presente. Secondariamente, dobbiamo, questo è il mio suggerimento, concentrarci su dei fenomeni che hanno degli effetti di lunga durata, cioè dei fenomeni che hanno avuto poi nel corso della storia delle riprese, naturalmente in forme e in modalità completamente diverse, ma magari attorno sempre ad uno stesso tema. Io cercherò nella mia presentazione e in questa chiacchierata che faremo di farvi vedere proprio un esempio concreto di che cosa intendo con fenomeno con effetti di lunga durata e vedere come questo fenomeno dal passato sia avvicinabile al presente nostro e dei ragazzi. Un'altra, diciamo, attenzione che dobbiamo sempre avere è quella di esplicitare sempre le differenze tra passato e presente. Cioè non possiamo prendere un evento del passato e dire ecco, è uguale a quello che succede oggi. No, possiamo trovare dei punti in comune, ma anche mettere in luce le differenze. Vedremo nell'esempio che vi mostrerò tra poco. Inoltre, tutto ciò, diciamo, costituisce uno spunto, costituisce un punto di partenza. Io spesso queste operazioni che vi farò vedere le faccio all'inizio di una lezione o quando introduco un determinato argomento.
Ma poi naturalmente non c'è la pretesa con queste commistioni, diciamo così, tra passato e presente, di esaurire l'argomento di studio, no? Che poi ha sempre il suo momento nella lezione in cui determinati fatti, determinati fenomeni, determinati personaggi vanno presentati nella maniera più rigorosa e storicamente più corretta possibile. Fatte queste premesse, però questo metodo, questa metodologia, secondo me, offre anche dei vantaggi. Un po' lo dicevo già prima. Innanzitutto un maggior coinvolgimento dei ragazzi. Noi sappiamo, no, che è difficile coinvolgere questi ragazzi. In questo periodo poi di pandemia è diventato ancora più difficile perché si è frapposta anche la distanza fisica. Però il tentativo è proprio quello di cercare di avvicinarli a questa materia, alla storia antica, e di, diciamo, favorire in loro una motivazione che però non sia una motivazione fugace, ma che sia piuttosto persistente, cioè attivare dei processi che permettano a questi ragazzi poi di, insomma, di essere più motivati, di essere più coinvolti. E per fare questo bisogna superare l'idea che la storia antica si occupi solo di fatti lontanissimi dai problemi di oggi. Cioè lo sforzo che secondo me vale la pena di fare è quello di prendere determinati fenomeni e portarli vicino a dei problemi di oggi. Proprio perché questo, secondo il mio parere, dà nuova vita a questi fenomeni e, diciamo, invoglia o dovrebbe invogliare i ragazzi a seguirli, a studiarli, a perlomeno ad attivare in loro una certa curiosità. Questo dovrebbe anche favorire una maggiore consapevolezza nel processo di apprendimento, perché il ragazzo non studia più in una maniera mnemonica, ma quando c'è una motivazione, un coinvolgimento, allora i nostri alunni sono più spinti, sono più motivati a studiare, anche a cercare di capire il senso di quello che noi cerchiamo di trasmettere loro, no? Perché non sia davvero un lungo elenco di date o di personaggi che si susseguono e che i nostri ragazzi studiano magari per l'interrogazione o per la verifica, ma che poco dopo smarriscono, no? Tra le mille cose a cui pensano e se ne va tutto via. Invece in questo modo, a mio parere, si può creare, no, un legame tra passato e presente e quindi una motivazione in modo tale che alcuni elementi, non dico tutto, ma alcuni elementi che si sono studiati e approfonditi poi vengono, come dire, ritornano nella memoria, ritornano a questi ragazzi anche a distanza di tempo, e quindi questo favorisce naturalmente anche una conoscenza più organica, la possibilità di fare dei collegamenti, la possibilità di avere uno studio che sia un pochettino più introiettato e meno superficiale. Tutto ciò poi ci permette a noi insegnanti di creare ogni volta dei percorsi nuovi, dei percorsi originali, perché sappiamo, no, che il nostro lavoro è molto bello e molto affascinante, però rischia anche a volte di diventare ripetitivo, no? È vero che le classi, i ragazzi sono sempre diversi, ma il rischio è un po' quello di ripetersi in una maniera che a volte può diventare anche un po' stanca. Invece la possibilità di trovare spunti nuovi, diciamo, da rinfresca anche un po' quello che facciamo, dà un maggior senso, secondo me, a quello che facciamo. A questo punto iniziamo. Io ho detto che questo tentativo di avvicinare passato e presente si baserà su alcuni percorsi. Il primo percorso è un percorso di tipo tematico. Percorso di tipo tematico, io ho pensato come tema un tema che è un po', come dire, un evergreen, una cosa che dal passato nel tempo poi si è riproposta più volte, quello del consenso. Il consenso è naturalmente la propaganda. A partire, questa volta io faccio il percorso alla rovescia, cioè parto da oggi e torno attraverso un passaggio storico nel XX secolo e poi faccio un grande salto, un grande balzo all'indietro e vado all'antica Roma all'epoca di Augusto. Quindi vedete che non parto in questo caso dalla storia antica, ma parto dal presente, proprio per cercare di catturare l'attenzione di questi ragazzi e di farli più partecipi del processo di apprendimento. Partire dall'oggi e parlare di consenso, non si può fare a meno di parlare dell'uso politico, per esempio, dei social, no? Tra poco vi farò vedere degli esempi e vedremo, per esempio, l'importanza di Twitter, no? Lo vedremo
nel caso di quanto succede negli Stati Uniti d'America. Naturalmente qui dovremo mettere bene in luce delle differenze tra l'oggi e il passato. La seconda tappa sarà sempre lungo questo tema del consenso ai totalitarismi del XX secolo, dove per la prima volta c'è un uso consapevole e voluto dei mass media per cementare il potere, quindi da parte di questi dittatori l'uso proprio cosciente dei media per cercare di avere più consenso. E infine poi torniamo alla nostra Roma antica, alla nostra età di Augusto, e vedremo un po' le strategie messe in atto da Augusto per gestire il suo consenso, per farlo crescere, per gestirlo. L'inizio quindi è un inizio molto attuale, no? Qui ho messo alcune schermate che ho preso da Twitter, tra l'altro quella che vedete di Trump l'ho presa proprio poco prima che gli chiudessero l'account, e vediamo perché sono importanti i social nella gestione del consenso. Qui vediamo Biden, la prima cosa che fa Biden, una delle prime cose non appena diventa presidente, viene eletto presidente, è condividere il suo ritratto ufficiale. Lo vediamo in questa schermata tratta da Twitter. Poi il consenso attraverso i media diventa, attraverso i social, diventa la possibilità di esprimere con poche parole, in maniera diretta, immediata, il proprio programma. Ho fatto il presidente per questi motivi. Restaurare, ravvivare l'anima della nazione, ricostruire la middle class e unire il paese. Tre parole, poche, efficaci, che vanno diritte al punto. E poi naturalmente sempre i social per dire: adesso inizieremo presto a fare quello che abbiamo detto. Qui in particolar modo questa videata fa vedere l'annuncio della volontà di ridurre la violenza legata alle armi da fuoco, che è un problema molto attuale negli Stati Uniti. Dall'altra parte l'uso dei social addirittura però è un uso che a volte va un po' al di fuori delle righe, no? Tanto che vediamo qui, no, questo tweet di Trump: questo tweet non è più disponibile perché viola le regole di Twitter. Quindi quel famoso momento in cui poi a Trump è stato interdetto l'uso di questo social. Oggi è tutto più immediato, tutto più veloce, no? E naturalmente partire da qui non vuol dire questa è la storia dell'antica Roma, però vuol dire questo è il presente. C'è qualcuno nelle democrazie attuali che usa dei canali per ottenere consenso o perlomeno per comunicare in maniera rapida, immediata, il proprio parere, i propri programmi. Però, chiaro, no? Ci sono delle profonde differenze, non stiamo parlando qui di un totalitarismo, ma stiamo parlando di una democrazia, e quindi i social media servono per orientare il consenso, no? Ottenere il favore di quelli che poi sono gli elettori, perché naturalmente e fortunatamente nelle democrazie abbiamo sempre il passaggio elettorale con tutte le garanzie che le democrazie moderne comportano. Detto questo, un altro momento, ecco, nel mio percorso a ritroso sul tema del consenso, i totalitarismi del XX secolo. Qui ho messo alcune immagini, no? Parliamo dell'Italia fascista e vediamo come appunto l'uso della cinematografia, questa famosissima immagine dell'epoca fascista, no? Quindi l'uso dei mezzi di comunicazione per trasmettere delle idee, addirittura la cinematografia, l'arma più forte, niente più della cinematografia, niente più dell'immagine può colpire, può orientare il consenso di un popolo. E sappiamo che per questi dittatori del XX secolo il consenso era fondamentale, erano tanto forti ma anche molto molto orientati a mantenere dietro di sé un consenso, un appoggio da parte della popolazione. E allora le campagne come la campagna del grano, no? Anche questa per dare e trasmettere determinati valori, perché per costruire un consenso bisogna sempre trasmettere dei valori.
Infine, vediamo questa immagine che mi servirà un po' da legame anche con quello che vedremo dopo, una foto d'epoca molto interessante dell'Istituto Luce che mostra Mussolini e Hitler mentre a Roma osservano una parte dell'Ara Pacis, che sarà una cosa su cui torneremo tra poco. Però quello che ci tenevo a dire in questo passaggio è come in questi totalitarismi sia importante trasmettere delle idee, trasmettere l'idea per esempio della grandezza dell'Italia che si riallaccia alla grandezza dell'antica Roma, l'idea della famiglia, l'idea del grano, l'idea di un'unione attorno alla patria. Questo, diciamo, dovrebbe muovere qualcosa nei nostri ragazzi, dovrebbe suscitare in loro una maggiore attenzione per poi arrivare, diciamo, al nostro punto, che dovrebbe essere il punto di partenza, ma che in questo caso è un po' il punto di arrivo, no? Augusto è il primo, forse, in maniera così chiara, così esplicita, a organizzare il consenso. E per organizzare questo consenso, Augusto, come sappiamo, non si presenta come uno che voglia stravolgere la Repubblica, anzi si presenta come il restauratore della pace, degli ideali repubblicani, come il sostenitore del mos maiorum, quindi di comportamenti moralmente corretti, la religione del padre, dei padri, la famiglia, tutta una serie di leggi che Augusto fa nell'antica Roma per cercare di costruire attorno a sé il consenso. Chi rispetta queste cose, chi tiene a queste cose, sa che Augusto vuole queste cose, sa che Augusto fa di tutto per mantenere la pace, per mantenere gli ideali repubblicani, per sostenere il mos maiorum, perché lui è amico anche del popolo, no? Ma anche degli uomini di cultura, panem et circenses, no? Quindi organizzare manifestazioni pubbliche per fare felice, per diciamo soddisfare i desideri del popolo. E poi come fa? Le opere pubbliche, i monumenti celebrativi, le arti e la letteratura usate in maniera propagandistica, le distribuzioni del grano, l'organizzazione dei giochi pubblici per la plebe, l'assegnazione di terre e premi ai veterani. Ecco, tutti questi sono strumenti che Augusto mette in campo in una maniera che forse per la prima volta nella storia è così sistematica, è così pensata in maniera dettagliata e pianificata. E naturalmente non è un caso, no, che lo stesso Mussolini che abbiamo visto prima si sia ispirato alla Roma dell'età augustea, no? Proprio per presentare l'Italia mussoliniana come erede di quella tradizione. Però, ecco, a questo punto, visto quello che succede oggi, visto quello che è successo in un passato più recente, ecco che arriviamo ad Augusto e capiamo che qui dobbiamo studiarlo, questo Augusto, dobbiamo capire come ha organizzato il consenso, perché non è una cosa che è successa in quell'epoca lì e che poi non si è più ripetuta, ma è qualcosa che ha avuto un'efficacia incredibile nell'epoca augustea, tanto che poi è stata ripresa più volte in forme, in modalità diverse, anche in contesti profondamente diversi nel corso della storia. Un altro modo per lavorare naturalmente sul consenso augusteo è quello di fare un focus, un lavoro particolare sulle fonti. Chi insegna storia sa, insomma, che la fonte è fondamentale, tutto parte da lì. E allora si può davvero avviare un lavoro con i ragazzi. Per esempio, qui vi ho messo un brano tratto dal Res Gestae Divi Augusti, dove Augusto parla di sé. E vediamo come Augusto parla di sé. All'età di 19 anni, con la mia personale decisione e a mie spese, ho allestito un esercito con il quale ho liberato la Respubblica oppressa dalla prepotenza di una fazione. Cioè Augusto dice, io non sono un fazioso, io sono uno che riporta la pace, che libera la Respubblica che è stata oppressa. Quindi io sono il difensore della Respubblica. Capite come lui stia davvero organizzando una macchina di consenso. Il popolo, inoltre, caduti in guerra i due consoli, mi elesse quell'anno console e mi creò triumviro per la restaurazione della Respubblica. Non è lui che decide,
così si presenta, naturalmente queste sono le sue parole, e quindi lui ci fornisce la sua verità. È stato il popolo a crearlo triumviro per restaurare la Repubblica. Sappiamo benissimo che Augusto in realtà ha in mente il principato, ha in mente un governo in cui sia lui a decidere qualsiasi cosa, ma non può dirlo perché è importante per lui avere il consenso. Io non voglio accettare alcuna carica che andasse al di là delle consuetudini degli avi. Ecco qui Augusto che si inserisce nella tradizione, Augusto che non arriva per rompere, ma che arriva per inserirsi in una tradizione che è quella repubblicana. Mentre ero console per la 13ª volta, il Senato e il popolo romano mi conferirono il titolo di padre della patria. Ecco, anche questo pezzettino l'ho messo per mostrare poi il tema delle cariche di Augusto, no? Sappiamo che Augusto, dopo la vittoria di Azio, nel 31 a.C., nel 28 a.C. diventerà Princeps Senatus, e da lì poi inizierà ad accumulare cariche nella propria persona. Cariche che non sono cariche nuove, ma sono tutte cariche che facevano parte della Repubblica. E quindi lui le fa proprie, presentandosi come una persona che vuole difendere la Repubblica, ma capiamo subito dal fatto che lui si faccia nominare Princeps Senatus, cioè essere il primo a votare ogni volta in Senato, che non abbiamo più un'uguaglianza. Lui sarà il primus inter pares, sarà il primo tra quelli uguali, che è evidentemente un po' una contraddizione. Questo era un primo percorso. Un secondo percorso che possiamo fare, diciamo sempre con questo intento motivante, può essere quello di lavorare sulle immagini. Noi sappiamo che ormai viviamo in una società, in una civiltà dell'immagine, e naturalmente i ragazzi sono i primi ad essere affascinati dalle immagini. Molto spesso la conoscenza parte da un'immagine. Molti ragazzi, io vedo tra i miei alunni, magari hanno in mente delle immagini, più fatica fanno a costruire un discorso, ma l'immagine è a volte un punto di riferimento. I testi tendono a scivolare più velocemente sui nostri ragazzi, invece le immagini, alcune immagini, tendono a rimanere impresse. Ecco, nella grande macchina del consenso augusteo, l'immagine che ho deciso di scegliere è quella di un'opera monumentale come l'Ara Pacis, no? L'Ara Pacis che serve ad Augusto proprio per trasmettere questa idea della Pax Augusta, quindi quest'idea che che lui sia il garante della pace. E quando lui è il garante della pace, allora tutto va bene a Roma, no? Quest'idea della pace che portano coloro che prendono il potere. Un altro collegamento che mi viene in mente in questo momento, se noi pensiamo, non c'entra niente in questo momento con l'immagine, però parlando mi veniva in mente Mussolini il 3 gennaio del 25, quando fa il discorso dopo l'assassinio di Matteotti, la prima cosa che dice è: noi siamo venuti qua, noi fascisti, per portare la pace. Quindi questo presentarsi come una forza o un individuo capace di portare la pace è naturalmente un messaggio rassicurante, è quello che vogliono sentirsi dire. Allora qui, partendo dall'immagine per tornare a noi, vediamo, no? L'Ara Pacis, questo grande altare alla patria, come se Augusto fosse proprio il garante massimo della pace, che possiamo vedere in alcune immagini. Adesso poi tra l'altro abbiamo la rete, che quindi ci fornisce sempre tanti spunti. Una cosa interessante che volevo condividere con voi, molto bella secondo me, è fare il tour virtuale all'Ara Pacis. Vediamo se funziona il mio collegamento. A questo punto ho messo un link che ci porta direttamente nel museo dell'Ara Pacis. È un sito molto bello in cui possiamo entrare, selezionare la lingua e di conseguenza poi spostarci all'interno di questo spazio museale dove è presente l'Ara Pacis. Molto bello perché possiamo muoverci con il mouse, scegliere la scena che vogliamo vedere. Qui si può proprio lavorare bene sull'immagine, cliccando Enea sacrificante i penati, un particolare. Possiamo proprio andare all'esterno del lato,
vedere delle immagini, molto bello, perché ha anche un livello di definizione davvero molto bello, che ci permette quasi, ci fa quasi sembrare di essere lì, no? E di conseguenza, insomma, in questo modo noi abbiamo la possibilità di, ecco, cliccando su i, di solito escono anche delle informazioni che ci fanno vedere un po' tutta la, la situazione. Poi qui possiamo vedere tutto il museo come è organizzato, vediamo un attimo, ci sono anche dei video, ci sono tutti i vari punti di interesse che noi possiamo percorrere. Questa è un'attività secondo me anche abbastanza carina da fare in classe o da far fare ai ragazzi a casa, per esempio molto bello, si può andare anche direttamente all'interno, vediamo se me lo carica, ecco qui siamo all'interno dell'Ara Pacis, vediamo proprio la tavola, l'altare, no? La mensa su cui si doveva fare delle offerte, no? Si doveva fare delle offerte alla pace. Qui abbiamo una visione invece da dietro. Ecco, questo può essere un esempio, no? Partire dall'immagine, però anche qui un'immagine del passato. In questo caso però io posso anche, perché no, accostare questa immagine del passato a un'immagine del presente, in cui si usi il rilievo, si usino le sculture o comunque l'opera monumentale per trasmettere un'idea. Questo l'abbiamo fatto anche sul libro Tempo Storia, per esempio un accostamento, un'immagine un po' ardito, però qui un grande monumento, il monumento della rivoluzione socialista che c'è a Pyongyang del 72, o il monumento alla fondazione del partito sempre a Pyongyang che risale al 95, e anche qui vediamo l'opera monumentale come opera celebrativa che serve al, in questo caso al dittatore o comunque a chi ha il potere per dare, trasmettere un messaggio, no? Il messaggio di unità di popolo, tutti attorno allo stesso ideale. Quindi vediamo adesso questi che io vi ho messo sono spunti, poi si possono naturalmente approfondire, si possono fare anche degli accostamenti anche un po' arditi, perché no? Proprio per cercare di rendere questa storia più vicina possibile al presente. Un terzo percorso è il percorso lessicale. Noi sappiamo che le parole sono ricche di storia, ma trasportano nel presente, molto spesso le parole trasportano nel presente la loro storia, no? A partire dall'etimologia e poi arrivare fino ai giorni nostri. Qui ho individuato due parole per rimanere sul nostro tema. La prima parola è Augusto, no? Augusto che appunto quando viene scelta da Ottaviano, questa parola significa sacro e inviolabile, proprio perché Augusto, dopo aver occupato tutte le cariche che occupò, addirittura aspira alla divinizzazione, no? E vediamo, qui ho preso la definizione di questo termine, lavorare sul lessico diciamo generico, ma il lessico storico è sempre un'attività molto utile e molto interessante, che poi dà anche dei frutti, per esempio, nell'attività di scrittura, banalmente. Ecco, Augusto, aggettivo dal latino Augustus, connesso con augur, augure, consacrato dagli auguri. Quindi, se c'è di mezzo l'augure, c'è di mezzo qualcosa che riguarda la religione, no? E infatti il primo significato che ci dà Treccani è degno di venerazione e di onore, specialmente come titolo degli imperatori romani. Ecco, la parola Augusto è una parola che c'è ancora, magari non usatissima, però è una parola che c'è ancora nel presente. Perché non arricchire il lessico dei nostri ragazzi? Sempre in questa direzione possiamo lavorare dal termine Augusto, ragionare un po' sul termine Cesare, che è un altro titolo, no? Che Ottaviano prende per sé, un altro nome, Cesare, che poi ha avuto tutte le varie declinazioni nella storia, da Cesar latino, lo zar in Russia, il Kaiser in Germania, e cercare proprio di coinvolgere con delle, anche con delle piccole attività o con dei lavori di ricerca sui dizionari, anche dizionari online, perché insomma questo può essere un modo per conoscere meglio il lessico e avvicinare questo tema del passato.
no? Per esempio, si può suggerire a questo punto, bene, Augusto è un titolo, Cesare è un altro titolo. Che titoli ci sono oggi che sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana? Il titolo di, che so, cavaliere, che cosa significa? Lavoriamo su questo. Cerchiamo di, quindi, lavorare anche sulle parole. Un'altra parola che ho individuato, sempre come spunto, è la parola provincia, no? Sappiamo che Augusto, insomma, è il primo, insomma, a dividere tra province senatorie e province imperiali. Beh, la parola provincia è una parola che c'è anche oggi, no? Che cos'è oggi la provincia? Che tipo di ente amministrativo è? Quali competenze ha? Come vediamo la provincia? Cosa fa? Cosa non fa? Ecco, quindi questa parola, no, che è una storia molto antica, addirittura all'inizio la provincia era la sfera d'azione di un magistrato dotato di imperium militare, poi diventa il territorio straniero conquistato e poi la provincia senatoria e imperiale, con Augusto che decide: io controllerò le province imperiali, quelle che stanno più ai margini dell'impero, quelle più delicate, perché lì ci metto l'esercito e io sono il capo dell'esercito, lì ci metto il grosso delle mie truppe. E le province naturalmente diventano lo strumento della romanizzazione, no? Perché nelle province vanno le truppe romane, perché nelle province arrivano le leggi romane che sono in latino, e di conseguenza è un modo attraverso cui la cultura dell'impero o comunque del principato o comunque la cultura di Roma arriva fino ai margini, no? E penetra nei territori. Qui un altro spunto: da provincia deriva il termine, per esempio, provinciale. Allora, cosa possiamo dire? Ragazzi, prendete il dizionario, consultate, lavoriamo su questa parola provinciale. Provincia, che accezione ha? Provinciale, quale altra accezione? Trovate una connotazione negativa in questa parola provinciale? Perché? Lavoriamo su questo in classe o a casa, insomma. Ecco, questo per quanto riguarda il percorso lessicale. Un ultimo percorso, ma davvero i percorsi potrebbero essere anche più numerosi, è quello legato al territorio, no? Quindi in questo caso stiamo parlando di Augusto, quindi abbiamo Roma che è un museo a cielo aperto, però insomma il Foro di Augusto è proprio un esempio di un patrimonio storico che c'è sul territorio. Andare, se non si può andare, visitare virtualmente questi spazi, questi patrimoni, no? Sul libro Tempo Storia, per esempio, abbiamo messo diverse schede in cui si citano diciamo patrimoni culturali presenti sul territorio. L'Italia è ricchissima da questo punto di vista, no? E allora noi possiamo anche davvero analizzare questi resti, che è un modo eccezionale, no? Poi quando si tornerà di nuovo a poter fare le visite di istruzione, ecco, partire da ciò che vedo, da ciò che posso vedere, toccare, per capire la storia, no? E tra l'altro questa è una delle tematiche dell'educazione civica che tanto viene, diciamo, la cui importanza viene molto sottolineata in questo periodo, no? L'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Anche qui io ho messo qui un piccolo spunto che si può vedere, il Foro di Augusto. Qui siamo nel sito della Sovrintendenza di Roma, Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, e qui abbiamo un sito che ci offre tutta una serie di spunti relativi alla pianta del Foro di Augusto, l'Aula del Colosso, il muraglione verso la Suburra, eccetera, eccetera, il frontone del Tempio. Molto bello anche il lavoro sulle ricostruzioni, no? A volte lavorando con i ragazzi del biennio è bello vedere disegni ricostruttivi che cercano di restituire, di dare vita, no, a questi resti del passato che oggi possiamo vedere solo in parte, in molti casi, no? Però il disegno ricostruttivo che dà nuova vita a queste opere. Ecco, anche qui si possono fare varie attività che
a seconda anche dell'indirizzo della vostra scuola, possono avere magari un taglio più turistico, no? Oppure banalmente, questo è stato definito un sito dell'UNESCO. Che cos'è l'UNESCO? Ragioniamo sull'UNESCO. O vedere proprio questo spazio del Foro di Augusto, in questo caso, ma potrebbe essere anche altro, come ormai sia diventato uno spazio aperto, non più solo uno spazio storico, ma uno spazio anche in cui si fanno delle attività, ci sono degli eventi, quando poi riapriranno completamente gli eventi, sarà tutto molto più semplice anche da mostrare, no? Insomma, questo patrimonio non è un patrimonio che è morto, no? Non è tutto una preistoria lontana che i nostri ragazzi non sanno nemmeno dove stia, ma è qualcosa che è lì, è qualcosa di concreto ed è qualcosa che è vivo. Questo mi piaceva molto sottolinearlo. Quindi anche il lavoro sul patrimonio può essere un lavoro interessante. Ecco, diciamo, queste sono poi, ripeto, degli spunti, vedete qui ho messo qualche immagine, però tutto si presta al lavoro in classe, sempre secondo quel nostro faro che abbiamo acceso all'inizio di questa nostra presentazione, che è il faro della motivazione dei ragazzi. Ecco, diciamo, ci sono anche altri strumenti, qui mi avvio ormai verso la conclusione, però gli strumenti digitali, per esempio, noi ormai abbiamo imparato gioco forza, che dobbiamo avere a che fare con la DDI, con la didattica digitale integrata, si lavora un po' in classe, un po' da casa, un po' col computer, un po' in presenza, si tornerà alla normalità, però alcune cose che abbiamo appreso noi docenti in questo periodo, secondo me, devono rimanere un nostro patrimonio, devono essere un nostro tesoro che siamo stati obbligati, diciamo, a trovare, ma che adesso che abbiamo dobbiamo e possiamo far fruttare. Rizzoli su HubScuola mette a disposizione una serie di materiali, spesso collegati direttamente al libro di testo, in altri casi materiali che valgono un po' per tutti i libri, perché contengono tanti strumenti, dai Padlet, ai PowerPoint, ai video. Ecco, qui ho messo questo link che manda direttamente, vediamo se si carica, alla nostra lesson plan, che è una lezione o una serie di lezioni strutturate relativo all'età augustea, e vediamo come qui abbiamo una serie di video, per esempio un video sull'età di Augusto che mostra un po', diciamo, tutti i riferimenti cronologici. Questo può essere utile o per esempio in un lavoro di flipped classroom, quindi di classe rovesciata, no? Vi faccio vedere questo video e poi venite voi e restituite voi. Proviamo a partire dal contrario. Poi abbiamo una video lezione con l'autore, professor Cuniberti, che ci parla del potere di Augusto. Abbiamo anche altri video, per esempio potremmo vedere brevemente questo. Vediamo se parte. Ecco qui. Il suo viso emanava calma e serenità. I suoi occhi erano vivi e brillanti. Voleva far credere che vi fosse una specie di divino vigore, ed era contento se qualcuno, fissandolo troppo a lungo, abbassava il volto come accecato dal fulgore del sole. Nella tranquillità del volto di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, Svetonio vorrebbe sintetizzare tutta la calma della Pax Romana, l'età di pace e ricchezza che segue la definitiva conquista del potere di Roma da parte di Augusto. Ancora. Va bene, ecco, qui volevo semplicemente farvi vedere un esempio, ma i materiali sono molti. Il video è sempre un materiale che comunque piace ai ragazzi. Altri strumenti che abbiamo, per esempio, abbiamo il Padlet, che ci aiuta a sintetizzare un po' tutto il quadro dell'età augustea. Quindi vediamo
attenzione, qua si è aperto con un video, comunque non importa. L'introduzione, la società, l'arte, molto bello anche questo lavoro, procedendo su piani paralleli, su diciamo collegamenti tra discipline diverse, molto interessante. Altri strumenti sono per esempio i PowerPoint. PowerPoint sono sempre molto utili per quando noi introduciamo un argomento per guidare le nostre lezioni. Io li ho trovati molto utili, per esempio, in questo periodo in cui abbiamo dovuto fare lezioni a distanza. È sempre stato uno strumento che mi ha guidato. Poi sono tutti materiali adattabili, quindi ognuno li può, in un certo senso, personalizzare. Altro materiale, poi insomma, ci sono vari spunti, ecco, per esempio qui abbiamo il link a RaiPlay, dove abbiamo la puntata di Ulisse dedicata ad Augusto. Quindi insomma gli stimoli, gli spunti a mio parere non mancano. Ci sono poi i lavori con la mappa, possibilità di esercitarsi, anche di avere una valutazione, un'autovalutazione, insomma tutta una pluralità di strumenti. Questi esulano un po' dal nostro percorso passato-presente, ma sono tutti strumenti che a mio parere possono essere utili per il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di tenere i nostri ragazzi vicino a quello che studiano, vicino a quello che noi vogliamo presentare loro. Proprio perché dobbiamo trasmettere loro quest'idea che questo passato non è finito, non è una cosa distante che non c'è più, è qualcosa che vive anche nel presente. Ecco, diciamo, io a questo punto dovrei avervi detto tutto, sono praticamente alla fine. Vediamo. Possiamo fare. Eccomi. Eccoti Giusy, ecco, io ho finito con la presentazione. Io permettimi di dirti che è stata una presentazione estremamente interessante. Trovo questa proposta di questo dialogo, come dicevo prima, tra passato e presente, sia un'ottima proposta per motivare e soprattutto anche per far vedere la durata di alcuni fenomeni o anche la permanenza di certi usi. Per cui, e che è sempre un modo per far vedere che non è che è una cosa fissa nel passato, ma che si è mantenuta, ecco. Io passerei alle domande, Andrea, perché una professoressa, un professore chiede, innanzitutto dice che è un metodo estremamente brillante, ma dice, presuppone la conoscenza del presente da parte dei discenti, cosa che purtroppo non possiamo dare per scontato, e alcuni miei studenti del liceo a malapena sanno chi è Biden. Certo, questo è un altro problema, però è importante il lavoro sul presente, è importante che i ragazzi conoscano il presente, è importante che conoscano il passato, ma è importante che conoscano il mondo in cui vivono. E quindi è un'occasione, secondo me, che dobbiamo cercare di cogliere. Anche lì ci vuole tempo, probabilmente, no? Bisogna anche pensare che non facciamo questo lavoro su tutta la storia, ma solo in occasione di determinati punti, di determinati snodi, no? Di processi a lungo termine. Quindi in quei momenti possiamo anche dire dedichiamo un po' del tempo della mia lezione, della nostra lezione, a fare luce sul presente. Sì, questo è vero, comunque concordo con il collega, i ragazzi sul presente, sull'attualità e sulla geografia sono totalmente smarriti, però dobbiamo guidarli in qualche modo. Beh, potrebbe essere una sorta di passo del gambero, partire da oggi e arrivare a ieri, quindi spiegare anche l'oggi. Esatto, sì. Qualcuno chiede se questo percorso può essere usato, se si può proporre in una quinta per gli esami di maturità in un liceo scientifico dove si studia latino, o se è indicato per un biennio. Io l'avevo pensato più per un biennio, dopodiché secondo me si può anche pensare per una quinta, si può anche pensare, del resto in quinta i totalitarismi sono proprio argomento di studio del programma di quinta.
si lavora molto sul consenso, no? Quindi si può fare, si può anche usare in quinta, perché no? Sì, sì, poi questi, come dicevo prima, sono spunti che possiamo arricchire. Naturalmente in un liceo scientifico c'è anche la conoscenza del latino, quindi si possono fare tante belle cose anche lavorando con i testi latini, ecco. Esatto. No? Ecco quel percorso che tu hai, proprio uno di quei percorsi proprio sulle fonti. Sì, esatto. Sì, lì poi addirittura attingere alla fonte originale è la cosa migliore, insomma. Un altro prof o professoressa chiede se non credi che il supporto visivo possa a volte appiattire la riflessione e la profondità, mm-hmm. e se piuttosto di contro usare per contrasto consenso e voci contrarie. Sì, allora è un po' il rischio del percorso visivo, non lo nego, c'è il rischio di rimanere un po' in superficie, però tutto dipende secondo me dal modo in cui si affrontano le cose. Un percorso visivo può essere ricchissimo di spunti, può permetterci di andare davvero in profondità, però io ho proposto, no? C'è anche la proposta per esempio lessicale, che è molto ricca, no? Ragionare sinonimi, contrari, certo, sono tutti... l'importante, a mio parere, è fare lavorare questi ragazzi e farli diventare piano piano consapevoli di quello che stanno facendo. È un'impresa grande, perché sappiamo che i nostri ragazzi molto spesso, insomma, fanno le cose perché le devono fare. Invece il nostro scopo, un po' la nostra sfida, no? È cercare proprio di coinvolgerli maggiormente, a mio parere. Il percorso visivo lo trovo, soprattutto sul biennio, lo trovo efficace. Sul triennio magari un po' meno, però anche lì lavorare sulla fonte, sul percorso visivo, prendendo la fonte iconografica, quindi lavorare su quell'immagine come fonte. No? Non per forza la fonte deve essere scritta, sappiamo, no? Questa è una fonte iconografica, e lì tirar fuori il più possibile. No? Perché Augusto è rappresentato così nella Rapacis? Perché in quella posizione lì? Che cosa stanno facendo? Perché lo stanno facendo? Insomma, si può approfondire molto anche quell'aspetto, secondo me. E c'è un'ultima domanda. Se in questa proposta di percorso, o comunque questo percorso estremamente attualizzante, partire dall'oggi, ci può essere qualche rischio, per esempio quello di falsare la comprensione fornendo una chiave di lettura differente, che è un po' in certo senso quello che dicevi poi all'inizio, sì. Categorie che mutano. Ecco, sì, quello sta un po' a noi insegnanti, ecco, dobbiamo... secondo me è importante essere rigorosi dal punto di vista storico e storiografico, quindi bisogna stare attenti a non usare troppo le categorie dell'oggi, o quando lo si fa mettere in luce le differenze. Io prima sono partito dall'esempio di Biden, che naturalmente è lontanissimo dall'esempio di Augusto, no? Però cercare di ragionare anche che cos'è una democrazia, quali strumenti ha la democrazia per autoregolarsi, l'importanza, qui ricercano il consenso, ma poi c'è l'elezione, no? Quindi certo possono orientare il consenso, però mettere in luce le differenze, secondo me la chiave è quella, e naturalmente non si può fare con tutto, ci sono dei temi che si prestano, altri no. A mio parere dobbiamo evitare delle forzature eccessive e cercare i fenomeni di lunga durata. Ecco. Quello del consenso, a mio parere, si prestava molto bene. Certo. L'ultima domanda, mi è arrivata un'altra, riguarda le immagini. Mm-hmm. Se hai qualche altro suggerimento, in realtà un po' il discorso che facevi prima sull'usare le immagini come fonti iconografiche, cioè come alternativa alla fonte scritta, perché esistono anche le fonti iconografiche. Allora, di suggerimenti, diciamo, la storia romana
questo caso, no? Abbiamo diverse testimonianze, no? Quindi possiamo sempre prendere dei resti, delle opere e cercare di usarle, come dicevo prima, come fonti. Quindi cercare di analizzarle cercando anche proprio il motivo per cui sono state realizzate e perché sono state fatte così e che cosa possiamo trovare dentro quell'immagine, quel suggerimento, no? I lavori possono essere molti, ecco, possiamo trovare diverse immagini, poi dipende anche dall'epoca, no? Per esempio, penso a un'altra epoca come può essere quella medievale, lì abbiamo a disposizione tutta una serie di miniature, di codici su cui possiamo lavorare benissimo, perché lì abbiamo proprio delle rappresentazioni che ci fanno capire molto spesso i rapporti di forza, ci fanno capire il rapporto gerarchico tra il signore e il suo vassallo, e l'immagine usata come fonte, da chi è stata fatta, in che epoca, perché è stata realizzata così, può essere la partenza per un discorso che noi portiamo avanti con la classe. Ecco. Mi viene da dire che i tuoi colleghi sono praticamente d'accordo con te e anzi amerebbero spendere anche in altri ambiti queste proposte di percorso, quindi direi proprio di sì, assolutamente. Sì, nel nostro libro insomma abbiamo cercato anche di sottolineare questi aspetti. Poi il libro di testo è uno degli strumenti, no? Il principale strumento che hanno i colleghi a disposizione e diciamo il mio tentativo è stato proprio quello, no? Cercare di fornire degli spunti anche sul libro di testo. Però naturalmente si può usare in ogni ambito, ecco, bisogna fare un po' di attività di ricerca, bisogna dedicarci un po' di tempo, ma ormai io e i miei colleghi abbiamo imparato che il nostro tempo, cioè, stiamo dedicando tantissimo tempo, penso, io come tutti i colleghi in questo periodo, per preparare le lezioni, perché abbiamo dovuto per forza di cose cambiare molto i nostri metodi. E, diciamo, in tutta questa situazione negativa che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, di certo un aspetto positivo è stato che noi ci siamo dovuti rinnovare e abbiamo dovuto trovare tante strade e dedicare tanto. Io davvero in questo periodo ho dedicato tantissimo tempo alla preparazione delle lezioni, tantissimo tempo alla predisposizione dei materiali, allo studio, proprio perché è stata un'occasione che mi ha rimesso un po' in discussione come insegnante e quindi ho dovuto fare ancora più attività di ricerca, ecco, diciamo così. Però sicuramente, secondo me, si può spendere anche in altre discipline o per altri argomenti, sicuramente, questo modo. Va bene, io Andrea ti ringrazio moltissimo. Ringrazio moltissimo i docenti che sono stati con noi e che hanno scritto in chat intervenendo mentre parlavi e rimanete collegati sul sito di Rizzoli perché lì troverete poi tutto il nostro programma di webinar e ce ne saranno di altri interessanti. Io ringrazio e arrivederci. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie.